Buongiorno a tutti, oggi abbiamo la gioia di avere qui con noi Fra Gianfranco Frambi, nostro missionario cappuccino in Brasile. Dopo 3 anni è tornato a rifarci visita. Quest'anno un anno anche speciale, una data speciale. Infatti il 27 maggio ha festeggiato 50 anni di ordinazione sacerdotale, una tappa molto importante. Iniziata nel 62 l'esperienza missionaria con la partenza da Genova, 10 anni di barca e l'arrivo a Recife. 11 giorni 11 giorni di barca. di nave Provence francese, nave Provence, 11 giorni, passando 3 giorni per attraversare il Mediterraneo, gli altri giorni per attraversare l'oceano, solo sole, mare e nient'altro. E finalmente Recife, Finalmente capitale del Recife, Pernambuco. Pernambuco, sì. Da lì il primo Il volo primo volo della sua vita. e sono entrato nell'aereo con un po' di paura. Immaginavo che in un momento si alzasse così alto che mi scaraventasse dietro la poltrona. Invece, dopo che sono entrato, 10 minuti che ero entrato, chiedo a padre Carmelo, che era seduto vicino a me: ma allora, quando si alza l'aereo? È già da 5 minuti che stiamo volando. La prima esperienza E poi ha preso mi è gusto. piaciuta. Siamo a A 182esimo volo in in aereo, aereo. 182esimo. Complimenti, complimenti. Prima esperienza, prima città, Presidente Dutra. Presidente Dutra, lì ho fatto l'esperienza che tutti noi dobbiamo fare, almeno se facendo, poteva essere una persona di qualsiasi condizione, preparazione, doveva affrontare la vita della disubbriga. La Desubrigo. disubbriga significava partire alle 2 del pomeriggio sul volo, passare 2 o 3 ore sotto un sole cocente e con l'abito allora, e arrivare al luogo della disubbriga e là prendere i nomi dei battesimi, dei matrimoni, e recitare il rosario, andare a dormire stanco, morto, e alla mattina presto alzarsi, ricominciare tutto e fare battesimi, matrimoni, celebrare la messa, e via così per mesi e mesi. Ho fatto appena 5 mesi, dopo mi hanno cambiato, mi hanno portato quello lì. È nata in un'altra città. Ma la prima esperienza era stata quella, Presidente Dutra, un'esperienza molto difficile. Lì, l'unica volta in vita mia che ho passato un po' di fame, l'unica volta, perché sono arrivato al posto chiamato Basilio, che adesso è una città, e là non capivo molto bene cosa significa la preparazione al matrimonio. Mi è sembrato che volevano fare un matrimonio che non potevo fare. E allora ho preso la scusa di andare vicino alla cappella di paglia, per stare più vicino alla gente, e sono uscito dalla casa del signore che mi ospitava. E là, vicino alla cappella, c'era Toinho e Toinha, Antonio e Antonia. Alla prima sera mi hanno dato un piatto di riso e un uovo, e gli altri giorni l'uovo è sparito e c'era Il riso, riso. fagioli a mezzogiorno, fagioli e riso la sera per una settimana. L'unica volta in vita mia che ho provato cosa significa la fame, passare una settimana con fame. Fuori di quello, metto la colpa a me stesso perché volevo pretendere troppo da Toinho e Toinha, e però ho fatto anche l'esperienza della fame. Certo. E dopo è andato nella città di Carolina. Carolina là, ero là per continuare ancora la disubbriga. Siccome là pioveva molto, mi mettevano un manto di plastico, e mentre si andava a cavallo pioveva a dirotto. Quando arrivavo in casa del malato mi sembrava di avere più febbre io che lui, più l'ammalato. Il giorno 12 di giugno, vigilia di Sant'Antonio, ecco che improvvisamente mi esce uno sbocco di sangue, e io dico: mio Dio, ho lasciato l'Italia per morire così a 26 anni, non mi sembra vero. Ho passato la notte con la febbre, poi il padre Achillo mi ha dato un'iniezione per fermare il sangue,
e subito il giorno dopo mi mandano di aereo a Grajaú. Nel 63-64 si andava più di aereo che per terra, era un mezzo comune l'aereo, certo. in quella regione. Arrivo a Grajaú e il padre Alberto mi dice: ma figliolo, come ti sei conciato? Perché a quell'epoca fra Alberto Beretta, servo di Dio, era a Grajaú come medico e missionario. E mi dice: ma cosa, come ti sei messo, come sei malconcio? Mi ha tenuto 6 mesi, mi faceva sempre un controllo, mi dava tutte le medicine per 6 mesi. Dopo 6 mesi mi dice: torna a fiorire la rosa, ricomincia ancora, abbiamo guadagnato un coadiutore, vai. Mi ha dato un sacchetto di medicine. Sono ritornato a Carolina solo 2 mesi, perché dopo mi hanno tolto da Carolina per mettermi a Teresina, capitale del Perù, perché là c'è condizioni di vita, le persone possedono. E là a Teresina celebravo qualche messa, davo un po' di catechismo, non avevo più quella responsabilità. Certo. E dopo sono tornato al convento del Carmine, che è il luogo da dove si parte per le prime esperienze. Certo. E lì ho passato questo tempo al Carmine. Dopo un anno o due, dopo 2 anni al Carmine, nel 68, il 18 di febbraio del 68, mi hanno fatto vicario parrocchiale. Una parrocchia di 40.000 abitanti in periferia di San Luis, parroco il padre Ermenegildo, sessantenne, malaticcio, e io più o meno con salute. Quindi 2 sacerdoti per 40.000 anime. Ma questa è la nostra condizione. In genere, certo, le nostre parrocchie sono tutte così, questa sproporzione enorme. Con l'incontro di Fra Alberto Beretta, sì, ha avuto la possibilità di toccare proprio personalmente la santità di Fra Alberto per tutti i giorni, alcuni giorni, quando noi alle 5:30 mattinieri scendevamo in cattedrale, entravamo in cattedrale per pregare, lui era già in ginocchio a pregare, passava abbastanza tempo in preghiera, recitava l'ufficio con noi, poi andava a celebrare la messa e dopo cominciava il suo lavoro di medico. Ma lui era esemplare, era sempre il primo che arrivava alla mattina presto a pregare, si concentrava. Era l'uomo di preghiera. Fra Alberto le ha anche lasciato un'eredità, perché Fra Alberto era anche l'apostolo degli indios Guajajaras. Sì, per 30 anni padre Alberto, tutti gli anni che lui ha passato a Grajaú, sempre lui visitava gli indios, ma lui era accolto come Fra Alberto, medico, sacerdote, quando arrivava verso la fine della mia cura a Grajaú in novembre, padre Alberto mi dice: vuoi venire tra gli indios? Sì, ci vado, andiamo. E allora l'ho accompagnato una domenica alla mattina presto si parte, e lui guidava, è arrivato in un'aldea, celebrava la messa, consultava, dava le medicine, poi via per un'altra aldea. La seconda aldea ho celebrato io la messa, poi dopo queste 2 visite dell'aldea andava ancora Alto Brasile, lontano, la celebrava la terza messa. E questa era stata la vita di padre Alberto per 30 anni, in modo tale che ha lasciato proprio un segno tra gli indios. Quando si è ammalato, dopo per un po' di tempo è stato sostituito da padre Osvaldo un po', poi quando sono arrivato a Grajaú, per 6 anni ogni mese io andavo tra gli indios, ogni mese, e ogni volta che andavo tra gli indios battezzavo 12-13, continuavo la tradizione. Allora mi diceva: e non consulti, è meglio non consultarsi con me. Perché non sono medico. Non sono medico. Certo. Però aveva anche imparato un po' di alfabeto, tupi. Un po' di lingua, e insegnavo a pregare il Padre Nostro, l'Ave Maria, e anche a cantare.
astro del CEI in lingua tupi. E allora questa è stata una delle più belle esperienze mie, era certo. Proprio quello, arrivare in un villaggio di indios e sentirli cantare nella loro, lingua. Era una soddisfazione molto grande per me, certo. Questo contatto con gli indios. Poi un'altra grande eredità di Fra Alberto è stato anche il rapporto con i lebrosi, quindi l'avvicinarsi ai lebrosi. Anche quello è stato, perché nei mesi che ero malato a Grajaú, io andavo a visitare i lebrosi. Allora i lebrosi erano separati, c'era una siepe, c'era il cancello chiuso e in pratica per entrare a visitare i lebrosi dovevo saltare la siepe. Allora andavo, visitavo i lebrosi e lì vedevo l'amore e la passione che padre Alberto aveva, li curava e li faceva, li guariva, e questo amore ai lebrosi è proprio un segno della carità. E si riceveva a Grajaú, quando padre Alberto era a Bergamo ammalato, mandava gli auguri di buon Natale, buona Pasqua e diceva: tanti auguri, buon Natale a te, ai confratelli e ai cari amici lebrosi. Quindi un amore, certo, che lui aveva per, certo, i lebrosi. E nel 98 anche lei ha potuto toccare con mano una realtà molto concreta della lepra in Brasile, sì, che è ancora, sì, presente soprattutto nelle zone del nord e del nord-est. Ho passato 8 anni nella colonia del Prata, 8 anni, 8 anni, e una realtà che bisogna affrontare con un po' di coraggio, perché volere o no, chi va in mezzo ai lebrosi a un certo punto si spaventa e pensa che è lebroso. E ogni tanto continua a guardare, è una cosa psicologica, continua a guardare il corpo. E c'è un panno branco, si chiama panno branco, una macchietta bianca, subito dal medico: sono lebroso? Sì, sì. Facciamo l'esame e mi dice: guarda dall'altra parte, guarda, la mia braccia, mette un ago. Allora, se tu sei sensibile, non sei lebroso. Vai in pace, dormi in pace, non spaventarti. Certo, certo. Ma è una cosa psicologica che mentre tu stai, passa un anno o due, l'ultimo anno che ho passato tra i lebrosi, io e padre Antonio Vitali abbiamo preso una vaccina che serve l'80% per la lebbra comune, non serve per un tipo di, certo, lebbra, la peggiore, quella non serve, certo, però dicono che aiuta, abbiamo preso anche noi questa vaccina tanto per cercare. E allora questa esperienza, che cosa mi faceva soffrire tra le lebrose? Mi faceva soffrire entrare in casa di ognuno, tutte le case c'è un ammalato senza dita, senza orecchio, brutti, quindi ti passa un po' la bellezza della vita, perché il lebroso, oltre che ammalato di lebbra, è debole, fisicamente debole. E io vedevo là, quando si ammalava di un'altra malattia che non fosse la lebbra, in pochi mesi se ne andavano. Sono deboli, anche se sono guariti dalla lebbra, ma continuano deboli fisicamente. L'altra cosa che mi faceva soffrire è non poter accettare l'invito di andare nelle loro case, per cui vieni al compleanno, vieni alla mia festa. L'unica attenzione che io avevo, l'unica che ho tenuto, non mangiare nello stesso piatto e non bere allo stesso, certo, bicchiere, perché per la saliva tu prendi il contagio. Certo. E per cui tu passi quegli anni lì senza mai andare nel loro caso, una festicciola, non puoi partecipare. Questo mi stavo in casa con padre Andrea assieme, con fratello, ma non con la gioia e partecipazione comune che si ha, certo, di convivere con gli altri. È perché la lebbra si contrae modo continuativo e intimo, quindi tipo la mamma e il bambino. Il nonno e la nonna baciano il nipotino e ce l'ha il nipotino già con la lebbra. Adesso i bambini, i ragazzini che prendono la lebbra, naturalmente non arrivano più allo stadio di lebrosi di allora, che con 2 anni di cura sono guariti perfettamente. Eccetto che passano all'alcol, e allora l'alcol inutilizza e poi anche un po' di disattenzione, perché dovrebbero fare la cura quei 2 anni. Invece
dopo 4-5 mesi vedono che i dolori e i nervi sono spariti, si blocca, non prendono più le medicine, quando ritornano devono prendere il doppio di dose perché ormai il fisico non è più, certo, in condizione di ottenere risultati. Quando sono venuto a trovarla alla colonia Duprata, lei a un certo punto mi ha detto: vieni che ti mostro il corpo di Cristo. E mi ha portato da un signore. Il signore è Lili, il suo nome è Olavo, ma lo si chiama Lili. Questo Olavo è uno dei primi che il governo del Pará ha obbligato a uscire da Belém per andare al Prata. Perché? Perché quelli di Belém non volevano più che ci fossero lebbrose girando in città di Belém. Volevano vederli più lontano che fosse possibile. Ora, al Prata c'era questo istituto per gli indios, che è nato nel 1900 per opera dei frati, soprattutto padre Daniele di Samarate, costruito una grande bella chiesa, edifici, e verso il 20 cambiato il governo, non volevano più spendere soldi, contribuire per sostenere un'opera in beneficio degli indios, soprattutto perché era sostenuta, governata, diretta dai religiosi. Non volevo. E quindi un po' alla volta hanno chiuso l'aiuto. Quindi da una parte c'era il collegio, questa bella costruzione, il collegio, queste scuole, e non volevano più usarlo. Dall'altra parte la gente di Belém voleva mandare via i lebbrosi, volevano, e c'è stata una reazione là ai Galapagos, ma il governo... Lui è stato uno dei primi che ha preso il treno da Belém ai Galapagos. Perché veniva in treno, organizzato un treno bianco. Il treno bianco, il famoso treno bianco che spaventava. Mettevano questo povero lebbroso dentro in questo vagone bianco, lo chiudevano dentro, una paura matta di avere il contagio, e poi lo lasciavano là. Veniva deportato dalle città. Una sofferenza. E lui è stato uno dei primi che si ricorda di aver vissuto a Tucunduba, era sacrestano dei nostri frati, e di essere arrivato lì al Plaza. Certo. Dopo questa esperienza è andato alla città di Primavera. Sempre nello stato adesso, del Pará. Ecco, l'ultima esperienza è Primavera. Nell'autunno della mia vita di capelli bianchi mi mandano a Primavera. A ricominciare tutto di nuovo. Vogliono che ricominci tutto di nuovo. Ebbene, lì a Primavera è l'esperienza di coadiutore, vicario parrocchiale. Ormai le forze per essere parroco non mi sostengono più, e la mia missione specifica è l'assistenza agli ammalati. È quello che faccio ogni giorno. La gente mi vuole molto bene perché esercito questo ufficio di assistenza agli ammalati e lavoro con 12 ministri straordinari dell'Eucaristia. Ogni ministro ha 7, 8, 9 ammalati a cui porta la comunione due volte al mese, e io visito questo centinaio di ammalati 2-3 volte all'anno, li confesso, l'unzione degli infermi, e loro hanno una gioia molto grande, ricevono il sacramento, ma anche la visita umana, l'interesse, e stiamo formando anche il gruppo per la salute, pastorale della salute. E il nostro principio è questo: entrare in aiuto dove le autorità non arrivano. Non arriva. Per cui abbiamo già cominciato, per esempio, il mese scorso abbiamo trovato un ammalato che passava il giorno sempre in una stanzetta buia, solo, e il figlio andava a lavorare e lui rimaneva da solo in quella stanzetta. Ancora, ci siamo mossi e abbiamo ottenuto una sedia per cui adesso lui può muoversi almeno un po' fuori di casa, attorno. Quindi non ci limitiamo solo all'assistenza pastorale
dall'ammalato, ma vogliamo dare anche un'assistenza alla salute. Certo. E il progetto che noi abbiamo è esattamente che Primavera è una città di 11.000 abitanti, 5.000 sono al centro, alla sede, e 6.000 sono nelle 16 comunità intorno. E in questo abbiamo scelto la comunità di Teglia, dove sì, non c'è assolutamente nulla per l'assistenza degli ammalati. Allora il progetto che abbiamo è di costruire una bella chiesetta a Santa Lucia. C'è una chiesetta di fango, coperta di paglia, e vorremmo costruire una chiesetta migliore, ma anche a lato della chiesetta un centro di attendimento per attendere agli ammalati. Questo è il progetto, certo, che noi abbiamo, e senz'altro Santa Lucia ci aiuterà anche in quello. Certo. Chiudiamo con un po' di colore, perché i 182 voli fatti sono in realtà giustificati anche da una grande opera, che è l'assistenza nazionale all'ordine francescano secolare, sì, che le ha permesso di conoscere tanti giovani, indirizzare tanti giovani e anche di conoscere molto il Brasile. Sì, sì, sì. Quando mi hanno invitato il provinciale, il padre Dorivao, mi dice: guarda, hanno bisogno di un cappuccino per l'assistenza nazionale. E era già da 4 anni che ero assistente regionale, il padre Gentile mi aveva scelto per assistente regionale del Paraio, volentieri andavo a visitare le fraternità del Parà e dell'Amapà. Quando è arrivato l'invito di essere assistente nazionale, ho avuto un po' di paura, i miei dubbi, ma il padre Dorivao mi ha fatto coraggio: vai. E di fatto ho visto qual è l'apporto prezioso che l'assistente dà, o a livello regionale o a livello nazionale. L'apporto senz'altro è la voce della Chiesa, cioè l'assistente nazionale è colui che parla in nome della Chiesa. Sei mandato dal tuo provinciale, ma parli in nome della Chiesa. Certo. Tu trasmetti quello che la Chiesa desidera da tutti. Però, come esperienza pratica, ho visto che dovevo più che altro infondere coraggio per assumere delle grandi responsabilità. In genere trovavo difficoltà quando qualcuno era indicato per essere ministro, segretario, tesoriero e questo. E dicevo: ma non ho tempo, trovavo tante scuse. E allora spiegavo la parabola degli invitati alle nozze: via, lasciate queste scuse e lavorate per il Regno dei Cieli. Certo. Questa è stata la mia missione, adesso ormai ho già finito. Con un po' di invidia devo dire che delle 23 capitali brasiliane, quante gliene mancano? Due, mi manca Porto Alegre, Rio Grande do Sul e Mato Grosso, Cuiabá. Una volta arrivato a Cuiabá posso dire: adesso conosco tutto il Brasile. Il Brasile, lo conosco tutto. La ringrazio moltissimo. Sì. Ci ritroviamo tra 3 anni, quando sì, torno a Brasile, sì, così ci aggiorna. Io è la 7ª volta che ritorno ogni 3 anni, dal 90, prima, la prima volta, 7 anni senza vedere la famiglia, che sacrificio. Ma dal 90 è ogni 3 anni. Allora, tornando ogni 3 anni, io faccio 2 compleanni in Brasile, uno in Italia. E non mi accorgo che divento vecchio. Gli altri si accorgono, io non mi accorgo, ma è la verità. È la 7ª volta che ritorno dopo 3 anni. Per cui fra 3 anni, un po' più vecchio, a 77 anni, ci rivedremo. E avrà visitato tutte le capitali del Brasile. Spero di sì. Grazie mille. Ciao.